Vai. Finisce il tempo regolamentare alla Bombonera, il Boca da prima in classificata perde il punteggio pieno contro contro il Colo Colo, nome difficile. Grande prestazione del Colo Colo, ma lo parto da te. Innanzitutto bella partita. Due squadre che se la sono giocata per tutta la partita, alla fine voi avete provato a rimetterla in piedi. Non ci siete riusciti, cosa è mancato stasera? Loro hanno giocato una partita come si deve, curiosi di vincere, noi invece abbiamo giocato una delle peggiori partite che abbiamo mai fatto. Complice sicuramente anche l'assenza di Camillo, o non vuoi giustificare? No, complice le prestazioni nostre a partire dalla mia. Ok, quindi molto, molto critico, ci sta. Ti lascio andare a salutare. Complimenti agli avversari. Complimenti a te. Grande Manu. Grande prestazione, grande vittoria, bissate il successo che avevate avuto giovedì con il Santos, stasera addirittura giocavate con i primi in classifica, squadra storica, parliamo di una squadra che sta con noi da 6-7 anni, quindi ha alzato tanti trofei in questo torneo, quindi vuol dire che il Colo Colo ufficialmente può dire la sua. Questa è una soddisfazione per noi, perché ora stiamo iniziando a girare, siamo al completo, ci siamo tutti. Era una bella partita, difficile, stavamo sotto. Non condivido la sua analisi perché comunque lui ha fatto una grande partita, ha tolto qualche pallone dalla porta e ha giocato tanto e ci ha messo in difficoltà col suo giropallo. Quindi loro hanno fatto una grande partita, ci hanno messo in difficoltà. Il primo tempo è stata dura correrli dietro perché correvano tanto e infatti non ce l'aspettavamo. Poi abbiamo macinato il nostro gioco tenendo testa a loro e piano piano siamo usciti fuori, merito anche di qualche giocata dei nostri che sono molto bravi singolarmente. E del portiere, Che è un, come posso dire, un fuoriclasse, sì. Specialmente in questo sport casa sua. Fanno la differenza, veramente, sì, già quando li vedi senza guanti. È un grandissimo portiere, se uno solo va a vedere le sue partite, è un professionista, quindi è un grandissimo, sì. Ci dà una grande mano. Ma comunque la squadra, anche se l'abbiamo cresciuto noi su questi campi, quindi alla è grande, anche una soddisfazione grande, vederlo a questi livelli. Io ti faccio ancora i complimenti, ti lascio Grazie. Andare e forza Colo Colo. Sempre.